Buongiorno, oggi parte il vlog del weekend, sarà un weekend lungo, quindi da venerdì a domenica, perciò vi porto con me in tutte le varie faccende, specialmente in un bel weekend di lettura. Oggi pensavo di finire prima di lavorare e di avere un po' più di tempo per fare delle cose, ma evidentemente no, quindi adesso vedo se riesco. Prima di tutto mi faccio un bel tè per rilassarmi e poi voglio aggiornare il mio reading journal perché ieri ho terminato Grandi Speranze di Dickens, quindi in realtà potremmo anche parlarne più approfonditamente in questi giorni di vlog. È assurdo come oggi non abbia smesso un secondo di piovere. Mi sembra di essere di nuovo a Bruxelles, che non faceva altro che piovere. Infatti, per questo io poi sono scappata da quella città, perché non si può vivere ogni santo giorno della vita con la pioggia e il buio. Per aggiornarvi sulla fine di questo libro, devo dire, wow, sono rimasta veramente colpita. Inizialmente l'avrei abbandonato e infatti la cosa che mi è piaciuta di più è l'evoluzione che si ha sia nella storia che nella lettura di questo libro. Ci sono tantissimi libri che mi prendono dall'inizio e arrivate a metà pagina, a metà del libro, li abbandonerei. Invece questo ha funzionato esattamente nel modo opposto. Stavo per abbandonarlo, ho fatto davvero fatica per le prime 100-200 pagine, forse 150, un po' meno, ma poi più si andava avanti, più effettivamente cresceva la voglia di leggerlo, perché la storia piano piano si sviluppa e aumenta sempre di più anche di pathos, quindi di quello che accade negli avvenimenti. Infatti vorrei parlarne nel dettaglio, ma non voglio neanche togliervi il gusto della lettura perché effettivamente una grossa parte di quello che io credo sia il punto forte di questo libro è proprio come si sviluppano le vicende e quindi tutti i colpi di scena che ci sono, che non voglio spoilerare. Però in generale, dicevo nel precedente vlog che ho fatto che questo appunto è un romanzo di formazione, eppure adesso mi ricredo perché sembra un romanzo che mette in discussione il romanzo di formazione, in quanto il protagonista di questo libro non si evolve nel tempo, anzi, probabilmente c'è una involuzione, e cioè tutto quello che lui fa nel libro per cercare di raggiungere uno status di ricchezza, di istruzione, per diventare un gentleman, come appunto il suo benefattore voleva, in realtà si rivela assolutamente inadeguato. Quindi alla fine, ok, mi fermo. Ho sempre difficoltà a parlare dei libri perché ho paura di spoilerarli, però effettivamente mi piace tanto poterli analizzare con voi. E quindi quello che ho apprezzato tanto è sicuramente la ricchezza del linguaggio di Dickens, la capacità di collocare le vicende in un'ambientazione storica e anche di luogo molto definita. Mi è piaciuto molto anche la corona, diciamo, di personaggi che circonda il personaggio principale e quindi l'aver creato questo gruppo di persone che intercedono nella sua vita, ma che poi fondamentalmente non sono tutte persone positive, anzi solo qualcuno lo è. E quindi vediamo ad esempio la figura di Joe, che è il marito di sua sorella, colui che praticamente le ha fatto da fratello maggiore e da padre nel corso degli anni, che costituisce proprio una figura cardine nella sua vita, sebbene poi viene lasciato nel villaggio per appunto andare a Londra. Quindi Pip per lui avrà sempre
sempre una sorta di senso di colpa per l'averlo abbandonato e in qualche modo per aver rinunciato anche a poter crescere e a far fortuna con lui. Infatti, a un certo punto, Pip va a lavorare con Joe, che gli promette di lavorare con lui e quindi di poter fare da lui l'apprendistato. Nel momento in cui, dopo anni, però, Pip si rende conto che effettivamente il suo lavoro, quindi affiancare Joe, non lo rende felice, anzi, lo fa sentire sempre inadeguato. Allora lì c'è il cambiamento anche del rapporto tra i due e quindi Pip porterà con sé sempre questo senso di colpa per averlo abbandonato. Un altro personaggio molto positivo nella storia di Pip è Herbert, il figlio dell'istitutore, di colui che è dedicato all'istruzione di Pip a Londra, che sarà appunto una figura fondamentale per Pip nella sopravvivenza, diciamo, nella metropoli. È molto bella anche l'amicizia che li lega, come si supportino a vicenda e come addirittura Pip cercherà di utilizzare quelle che dovevano essere inizialmente le proprie ricchezze per invece aiutare Herbert a realizzare i suoi sogni. Quindi in questo ho visto una grandissima positività nel personaggio di Pip, quindi nonostante venga un po' visto come un antieroe, quindi colui che fa tutto quello che di sbagliato possa fare durante la sua crescita, in realtà secondo me ha quel che di particolarmente positivo nell'etica, nella morale che mantiene nel corso del tempo e quindi a volte è anche disposto a rinunciare poi a quella ricchezza per cui aveva sudato tanto, pur di far felice un amico, di supportare un amico e altri personaggi che però non voglio dire. In questo libro si afferra facilmente quella che è un po' la caratteristica che viene anche spesso citata di Dickens, cioè il suo linguaggio tragicomico, quindi il fatto di descrivere personaggi e situazioni che in realtà sono negativi o comunque profondamente drammatici, però con un'ironia e con quello humor british che effettivamente poi fa sorridere anche il lettore. E infatti una cosa che mi piace tanto è la presenza di un narratore che ogni tanto si rivolge al lettore e quindi fa capire diciamo, dei mini spoiler di quello che accadrà senza dirlo, quindi un po' incuriosendo e tenendo anche attivo il lettore nella lettura del libro. Quindi, sebbene sicuramente un libro non sia necessario per comprendere un autore, devo dire che questa lettura è una lettura da 5 stelline, assolutamente. Mi è piaciuto molto, non pensavo, ero un po' scettica in generale su quest'autore, sulle tematiche, però questo qui mi è piaciuto tanto. Infatti adesso penso che continuerò con un'altra lettura di Dickens perché piano piano voglio farmi un'idea molto più precisa ed è poi effettivamente una lettura molto piacevole. Quindi vediamo come andrà la prossima, anzi se avete dei titoli di Dickens da consigliarmi, lasciateli nei commenti. Oggi c'è un ospite speciale, stamattina la passeremo a farci le maschere, quindi adesso dovremmo scegliere. Quale scegli? Idra bomba, perché non sto piovendo abbastanza, non lo so. Nel frattempo io oggi ho finito di leggere Tutti i giorni davanti a me di Enrica Mambretti, edito Ronzani Editore, ed è un libro che ho letto con molto piacere in 2 giorni e mezzo, praticamente perché è molto scorrevole e effettivamente mi serviva un po' un libro così leggero rispetto a Grandi Speranze che ho terminato e che quindi avevo bisogno un po' di una pausa.
da libri un po' più impegnati. Questa è la storia di Andrea, una donna che si deve un po' districare tra le difficoltà della vita. Racconta anche la sua relazione con il fidanzato Andrea, quindi si chiamano entrambi nello stesso modo, e tra l'altro è il nome del mio fidanzato, quindi mi è sembrato anche un caso particolare. E inoltre ho anche un'amica, una cara amica, che si chiama Andrea. Quindi davvero ho avuto la sensazione che questo libro fosse per me. Ed è stata poi una scelta del tutto casuale perché avevo letto la trama, però effettivamente nella trama non ci sono scritti tutti questi dettagli, quindi leggendo la trama ho detto sì, potrebbe piacermi ed effettivamente ho trovato un sacco di affinità con la protagonista. Anche alcune frasi, alcuni pezzi che ho anche segnato mi sembravano davvero scritti per me. Tra l'altro parla proprio di come spesso sono i libri a sceglierci e non viceversa, quasi fossero un po' un segno del destino. La storia di Andrea è la storia comunissima di una donna che nella sua infanzia perde i genitori e quindi cresce con i suoi zii in un paese della provincia vicino Milano. Dopo essere cresciuta, però, Andrea decide di tornare a Milano perché appunto ama la frenesia della città e inizia a lavorare in uno studio di architettura. Ha anche un bel rapporto con suo fratello Alessandro, che però, dopo la morte dei genitori, ha avuto un'infanzia molto più complicata rispetto alla sua. Mi è piaciuto anche il rapporto di Andrea con il suo cane, Olga, e le riflessioni che vengono fatte proprio sull'importanza anche di avere un cane, di come molto spesso appunto un cane può donarti tantissima leggerezza nella vita. Perché questo è un pensiero che io mi trovo a fare spesso, infatti mi piacerebbe un sacco avere un cane, ma vivendo in 40 metri quadri è un po' difficile. Quindi sono stata molto contenta di aver scelto questo libro e mi ha colpito anche le difficoltà della relazione di Andrea con il suo ragazzo, la necessità di voler ricevere sempre certezze dall'altra parte e anche poi la trasformazione che pian piano la protagonista ha nella storia del ritrovare anche se stessa e quindi del comprendere che nella relazione, nonostante le differenze, sia possibile comunque trovare un punto di incontro, sia possibile a un certo punto accettare anche la diversità dell'altro e specialmente mettersi al centro della relazione. Se cercate una lettura leggera, non troppo impegnativa, ma comunque che vi possa dare degli spunti di riflessione sulla vita di tutti i giorni, io penso che questo sia un ottimo libro. Weekend è stato piuttosto strano perché ho dormito molto più del previsto. In realtà avrei voluto fare molte più cose, soltanto che non so, mi sento particolarmente stanca. E in più ho avuto la notizia che dovrò scendere di nuovo a Bari tra qualche giorno e ci rimarrò per più di un mese. Quindi adesso sono un po' presa dalla frenesia di dover sistemare tutte le cose prima di andare via. E intanto oggi ho iniziato Una donna di Sibilla Aleramo e già dalle prime pagine mi sta piacendo tanto. Non so perché mi ricorda in qualche modo dalla parte di lei di Alba de Céspedes, nonostante comunque questo qui me ne è scritto molto prima. Mi piace molto perché in realtà avendo letto la storia in breve di questa autrice, mi affascina tantissimo come personalità. Non so se voi la conoscete perché effettivamente è una di quelle scrittrici che non è così conosciute, un po' al pari di Grazia Deledda, ma forse anche di meno, ed è un grande peccato perché in realtà
conoscendola anche come personalità, da quello che è scritto di lei, credo che se ne possa trarre un grandissimo insegnamento. Sibilla Aleramo nasce come Rina, quindi Sibilla Aleramo è solo un nome d'arte, e nacque ad Alessandria, ma durante i primi anni della sua vita girovagò con la famiglia, quindi prima a Milano, poi nelle Marche, poi di nuovo a Milano, e in seguito si trasferì a Roma, dove agli inizi del Novecento c'era proprio fermento culturale, e per tutto il Novecento in realtà. Un avvenimento molto brutto la colpì da quando era molto piccola, quindi da 15 anni, e cioè venne violentata da un impiegato del padre, dove lei lavorava come segretaria, come assistente. E dopo questa violenza rimase incinta, ma perse il bambino. Però i genitori la costrinsero praticamente a sposare quest'uomo, quindi lei sposò il suo violentatore. E per tanti anni, per tutti gli anni che rimase con quest'uomo, lei covò un grandissimo risentimento, ovviamente, perché lui non soltanto le aveva fatto questa violenza, ma anche in generale era un uomo molto violento. Addirittura poi ebbe un figlio da quest'uomo, per cui non provò mai un effettivo istinto materno. In realtà lei già in questo periodo iniziò a covare in sé questo senso di impotenza, questo senso di sentirsi tarpata un po' dagli avvenimenti, anche da quello che la società voleva per lei. E dopodiché, quindi dopo un po' di anni, una volta trasferitasi a Milano, decise di lasciare finalmente suo marito e suo figlio e di trasferirsi a Roma. Infatti, lei era una grandissima appassionata di lettura, scrittura, aveva questo estro intellettuale che in quel tipo di vita, appunto, che faceva, non sentiva di poter esprimere al meglio. E infatti, questo Una donna è stato il suo romanzo che ha avuto più successo in assoluto, perché venne considerato completamente sovversivo delle idee della società di quel periodo, infatti venne anche molto criticato. Venne scritto tra il 1902 e il 1906 e, come avevo detto appunto nel mio video precedente, viene ricordato come uno dei primi libri del femminismo italiano. Infatti lei, proprio in questo libro, che è profondamente autobiografico, riflette proprio sulla necessità di vivere nella propria libertà personale, lontano da quelle che sono le imposizioni e le norme che vigono nella società di quel periodo, e della necessità anche di coltivare proprio le proprie passioni e le proprie emozioni. Infatti, lei stessa fu una donna che si lasciava costantemente trasportare dalle emozioni, ed è per questo anche che viene ricordata come la mantide, cioè come colei che ebbe tantissime storie, non soltanto con uomini ma anche con donne, perché aveva questa esigenza di emozionarsi, di provare le emozioni forti, le passioni. E una delle sue storie più celebri è quella con Dino Campana, che era appunto fu un grande poeta del Novecento, e che però era un uomo fondamentalmente malato. Poi, dopo tanti anni, si scoprì che era affetto da sifilide, e questo gli provocava dei problemi anche a livello neurologico. Sibilla Aleramo e Dino Campana ebbero una lunga storia, che però fu una storia molto tormentata. Era una storia che era molto passionale e che andava spesso dall'amore all'odio. Si continuavano a rincorrere, a lasciarsi, poi riprendersi, si inseguivano, si cercavano costantemente, però allo stesso tempo capivano di non poter stare insieme. E quindi questo fu una grandissima parte della sua vita, e anche di quella di Dino Campana. Scrisse anche un altro romanzo oltre questo, oltre Una donna, che si chiama Il passaggio, ma in realtà non ebbe lo stesso, non venne accolto nello stesso modo dalla critica letteraria, sebbene comunque apprezzato dai lettori. Quindi io adesso appunto sono molto molto curiosa di andare avanti. Dalle prime pagine mi posso già dire che mi piace tantissimo lo stile, perché è uno stile molto correvole, è una scrittura anche molto lirica, quindi molto poetica, ed è una cosa che mi piace. Sicuramente non è un libro che si legge super velocemente, però va anche bene così. Tra l'altro, questo libro lo sto leggendo con il gruppo di lettura che ho creato insieme a Noemi di Noè Libri, che si chiama Leggiamo Insieme. È un gruppo di lettura che abbiamo creato un mese fa. Abbiamo già letto con gli altri nel mese di febbraio Il mio anno di riposo oblio, e ci siamo confrontate tutte insieme su Teams. Per questo, se volete leggere questo libro e volete aggiungervi, saremo molto contente di accogliervi in questo gruppo. Oggi pomeriggio penso che metterò un po' da parte la lettura, perché mi dedicherò principalmente ad attività sul computer, e spero però stasera di proseguire con la lettura. Ieri ho ricevuto questo, un libro da Zoe,
che però è un nome d'arte, non è il vero nome dell'autrice, che è Nata Viva, il suo primo romanzo in cui parla della disabilità, dell'identità e anche della differenza tra sentirsi vivi e esistere. E quindi leggendo la trama e anche un po' i temi di cui tratta Zoe, secondo me sarà un libro molto interessante, specialmente un libro che fa riflettere tanto. Stanca morta. Sono praticamente le 7, sono stata 3 ore al computer tra programmazione e contenuti, scrittura della newsletter che parte ogni mese, quindi uscirà domani, e ho seguito anche una sessione di coaching, e quindi non vedo l'ora di mettermi un po' offline. Con un libro e riposarmi un attimo gli occhi perché tra lavoro e hobby alla fine si passa praticamente tutto il tempo davanti al computer e penso sempre di poter fare molte più cose di quelle che realmente dovrei e infatti poi finisco a sentirmi overwhelmed di cose da fare, però vabbè, alla fine è così, avere una mente creativa purtroppo porta anche a fare 3.000 cose. Nel frattempo, se non siete ancora iscritti alla newsletter, vi consiglio ovviamente di iscrivervi, vi lascio il link in descrizione. È una newsletter che è partita come una riflessione su varie tematiche della vita e piano piano si è spostata più anche su consigli di libri, quindi cerco di consigliare magari sempre dei libri che ho letto o di cui ho sentito parlare che fanno riferimento alla tematica che è oggetto della discussione o delle riflessioni di quello specifico episodio. Inizialmente era una newsletter settimanale, poi l'ho trasformata in newsletter mensile perché mi sono resa conto che era abbastanza impegnativo e non ce la facevo ogni settimana. Però appunto se volete andare a spulciare un po' per capire se iscrivervi o meno, vi lascio il link e fatemi sapere poi se avete dei feedback.